Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio quarantena. Oggi è martedì 23 febbraio del 2021 e ieri si è parlato a lungo di Congo, che è il titolo appunto della canzone che avete ascoltato, pezzo registrato e inciso prodotto da Genesis in una formazione abbastanza inusuale, con la voce non avete riconosciuto né Peter Gabriel né tantomeno Phil Collins quanto Ray Wilson che appunto esegue questa Congo, è una canzone insomma, che viene inserita all'interno di un film di ormai diversi dec decenni fa. Chiaramente, ieri se ne è parlato tanto: l'uccisione di Luca Attanasio del. Eh, eh, diplomatico ambasciatore italiano, lì insomma, insomma, ha fatto un po' il giro di tutte le televisioni, di tutti i media eh, istituzionali, insomma, i media mainstream, eh, ovviamente molto. Uh, si è focalizzata l'attenzione sulla questione eh, della persona, dei figli, della famiglia, tutte cose eh, sicuramente importanti. Ricordiamo che insieme a lui è stato appunto ucciso anche una, un carabiniere e una guida locale. E, ovviamente, molto meno si è parlato invece della uh, ragione per cui questi paesi, in particolare la Repubblica. Democratica del Congo, eh, versi in una condizione di guerra eh, in tantissimi angoli eh, del paese e a, come essa appunto sia emblematica e rappresentativa di un intero continente o almeno nella sua parte subsahariana che continua ad essere flagellata quotidianamente da condizioni di inenarrabili violenze. Ecco, oggi non abbiamo intenzione di approfondire eccessivamente il discorso oh, della Repubblica Democratica del Congo dove potrete immaginare che eh, la chiave di lettura dell'imperialismo risulti essere quanto mai essenziale per capirne di più, però vogliamo fare riferimento ad un articolo che è stato pubblicato oh, tanti anni fa, ormai, quasi venti anni fa, sulla contraddizione. Esattamente correva l'anno 2002, e eh, l'autore era Matteo De Sanctis. Che proprio oh, nel 2002 cominciò a, a scrivere eh, diversi, il primo di diversi articoli. Che sono stati appunto pubblicati sulla rivista, è il primo dei quali si chiamava appunto Guerra all'ultimo carato. Successivamente ci sono stati anche altri approfondimenti come Guerra al mercato, più di recente anche un focus sul Sudafrica, appunto l'articolo si chiamava Perché il Sudafrica? Colgo l'occasione per ricordare che il sito di contraddizione. La rivista Contraddizione per alcune settimane è stata online, è stato ripristinato. Eh, il eh, nuovo indirizzo è www.lacontraddizione.it. Detto ciò, eh, ritornando sul Congo e rimandando a una lettura più approfondita dell'articolo che ho appena citato, mi fa però piacere almeno eh, prendere in considerazione un, alcune parti del, uh, del paragrafo introduttivo. In cui si ricorda, ripeto, 20 anni fa quasi, 19 per l'esattezza: il Congo è uno dei paesi più ricchi al mondo in termini di risorse minerarie non petrolifere, dall'oro, nell'area del Chivo-Maniema, esattamente dove è stato ucciso Attanasio, ai diamanti, un terzo delle riserve mondiali, soprattutto nel Kasai, dal rame, allo stagno, dal cobalto. Di cui la Repubblica Democratica del Congo rimane il secondo produttore mondiale, nonostante la guerra, che non è mai finita, ai cosiddetti minerali, minerali rari, scusatemi, che appunto quando scriveva Matteo De Santis questo articolo erano rari, adesso diventano noti e necessariamente eh, appetibili da parte di tutti coloro che appunto producono eh, quelle leghe utilizzate. Per aerei cellulari e microprocessori e dunque le enormi ricchezze minerali congolesi hanno sempre costituito per gli interessi prima europei in seguito soprattutto nordamericani motivi di attenzione per il collettato particolare per il paese che tra l'altro occupa un'importante posizione strategica nell'area anche dal punto di vista strettamente geografico dunque in qualche maniera queste sono alcune, ovviamente, delle eh, chiavi di lettura necessarie a comprendere una realtà così complessa sin dai tempi eh, di Leopoldo II del Belgio, traffico di cauciuccio e d'avorio, insomma una storia molto, molto, molto complessa che in questo articolo oh, di due decenni fa eh, viene svelato in maniera molto, molto interessante e approfondita. Ripeto, l'articolo è disponibile sul sito www.lacontraddizione.it, al numero 92 della rivista. Bene, detto ciò, ehm, ieri abbiamo avuto la possibilità di eh, assistere a un'ennesima puntata. Veramente eh, interessante eh, di presa diretta sulle 3 Questa è una cosa molto importante anche perché, come diciamo tante volte, sia la Rai che i canali privati ormai rappresentano una uh, continua sviolinata nei confronti del governo in carica e appunto uh, a causa anche di un lockdown che ormai da mesi ci costringe, nel nostro caso, a partire dalle 22 almeno. Ecco, insomma, questi programmi probabilmente hanno un'influenza anche superiore rispetto al passato. Ecco, le cose che più uh, hanno secondo noi interessato e insomma, mh, ribadiamo l'opportunità il consiglio di eh, vederla per intero è quello che eh, riguarda i vaccini, eh, ancora qui ne abbiamo parlato anche ieri e secondo Cartabelotta di Gimbe che i Conti sembra di saperli fare sicuramente più di quanto lo sanno far, li sanno fare al governo. Ecco, è impressionante che Pfizer abbia consegnato meno del, meno del 50% dei vaccini che aveva promesso di consegnare. Addirittura AstraZeneca e Moderna sono andati sotto all'80%. Ecco perché lo Stato italiano non agisca in questo senso. È impressionante e ribadiamo l'invito tra l'altro ormai che è diventato oggetto anche di una campagna internazionale di far sì che il vaccino appunto esca fuori dalle logiche dei brevetti. A noi piacerebbe molto un'espropriazione in senso evidentemente socialista eh, di questo, ma sappiamo che in una fase non rivoluzionaria come quella che viviamo l'unica cosa a cui ci possiamo appellare è a appunto a un principio intermedio come appunto quello proposto dalla campagna che tante volte abbiamo, abbiamo oh, mh, citato sempre ritornando sui vaccini eh, per quanto riguarda l'Italia ecco oh, mh, eh, ricordiamo sappiamo tutti perfettamente che gli ovri 80 rappresentano probabilmente la categoria più a rischio, anzi sicuramente la categoria più a rischio, e per questa ragione l'Unione Europea aveva pensato, aveva reputato opportuno ehm, procedere in qualche maniera a una a vaccinazione, soprattutto degli over 80, appunto di questa categoria, eh, chiedendo o, di far sì che in ogni paese membro, e almeno l'80% risultasse essere vaccinato entro il 31 marzo cioè entro il mese prossimo oggi è 23 ebbene i dati italiani sono scandalosi sono veramente terribili solo il 5,9% degli over 80 italiani ha ricevuto al momento attuale a ieri una dose Solamente il 2,7% degli over 80 è stato, è stato uh, vaccinato, cioè ha ricevuto due dosi. Ecco, questo vorrebbe dire che nel mese di marzo gli over 80 praticamente dovrebbero stare tutti in fila a farsi vaccinare, già che in un mese bisognerebbe vaccinare 3,3 milioni di anziani. È evidente che da questo punto di vista avremmo poche chance di andare avanti nonostante il Ronaldo eh, Draghi sia ormai saldamente in sella e insomma le cose non sembra che stiano come noi abbiamo detto e ci aspettavamo stiano subendo un cambio oh, significativo di direzione ehm, del resto i dati che provengono anche eh, dall'INAIL non fanno oh, insomma, stare tranquilli in particolare eh, sulle morti eh, da covid all'interno dei posti di lavoro eh, acquisiamo ma, insomma è una cosa che già ci aspettavamo che Bergamo rappresenti la prima regione eh, per morti 44, la prima, scusate, provincia con 44 morti, Milano 41, Napoli 32, questo si tratta di eh, persone morte sul posto di lavoro avendo il Covid. Sappiamo bene l'abbiamo eh, diciamo seguita e eh, anche cercato di fare testimonianza soprattutto nel primo periodo di come appunto l'apertura delle fabbriche soprattutto in quelle province più colpite invitasse, obbligasse Forse, più precisamente è meglio dire così: eh, eh, i lavoratori ad andare in fabbrica a qualsiasi condizione. Ecco, da questo punto di vista sappiamo anche, e lo abbiamo appunto detto tante volte in radio, che le alcune parti della provincia di Brescia e Bergamo sono state spaventosamente e al contempo inspiegabilmente colpite, per questo si sta studiando oh, e questo è un progetto di ricerca molto interessante eh, cosa è accaduto effettivamente in Valseriana perché questa concentrazione di ammalamenti e di morti è effettivamente è ancora oggi abbastanza oscura, ossia eh, dal punto di vista numerico sembra essere chiaro che è stata un'ecatombe dovuta principalmente a fattori sociali ma forse Dicono alcuni studiosi: ci potrebbe essere qualche ragione di natura um, scientifica, diciamo così, di natura medica, infatti, eh, prendendo. Oh, eh, come campione 50.000, no, forse qualcosa in meno, comunque un numero significativo di persone che si sono sottoposte volontariamente al test del DNA. Sembrerebbe al momento. Questo ovviamente è qualcosa che abbiamo acquisito dalla uh, puntata di presa diretta di ieri, ma che è, è frutto di pubblicazioni uscite su importanti giornali internazionali: che nel DNA. Eh, comune, diciamo, comune a coloro che hanno reagito in maniera molto negativa alla eh, infezione da covid ci sia appunto in queste persone nel DNA una sezione molto simile a quella che era presente nei neanderthal quindi si tratta di soggetti vissuti ed estinti circa 50.000 anni fa. Infatti secondo queste ricerche, e questa è una cosa che comunque già denunciamo da tanto tempo, non è la stessa Covid che eh, genera polmoniti, almeno insomma, voi sapete che chi parla non è una persona esperta di, né di terminologia né di studi, non ha mai fatto studi medici, quindi insomma, ripete un po' quello che acquisisce dai giornali siate cortesemente indulgenti se dovessi commettere qualche errore, ebbene, eh, ehm, siccome i danni a livello polmonare sono dovuti a, a una reazione eh, eccessiva a livello immunitario, ecco, sembrerebbe appunto che questa reazione eccessiva sia dovuta a questo, a questa sezione del DNA che proviene addirittura dai Neanderthal, che, appunto, dicevano questi studi che abbiamo acquisito tramite il programma di ray proprio nella serata di ieri sembrava avessero la necessità di reagire in maniera così veemente poiché vivevano in un mondo 50.000 anni fa in cui batteri e virus erano molto più aggressivi rispetto ad oggi, quindi la domanda che tutti ci siamo fatti ma com'è possibile che a parità di infezione alcuni reagiscano in maniera più drammatiche e dunque siano portati in terapia subintensivo o intensivo mentre altri siano di fatto asintomatici, è probabilmente dovuto anche a una piccolissima porzione di quello 0,1% del DNA che ci rende diversi l'uno dall'altro e che appunto, ripeto, appar sembra, sembrerebbe appartenere, sembra essere stata un'eredità dei Neanderthal che come sapete insomma, si sono mescolati con i Sapiens e tutti gli altri insomma, che sono venuti successivamente alla loro estinzione. Certo è un qualcosa che se eh, venisse confermato, cioè, è, sono ricerche pubblicate eh, su riviste scientifiche tipo Science o Nature, però insomma, trattandosi di scienza è sempre suscettibile di essere ulteriormente. ulteriormente e, mh, avvalorata o modificata con altre, eh, alt mh, altre ricerche dello stesso tipo. Dunque, se è vero eh, ed è probabile che ci siano delle condizioni eh, oggettive, diciamo così, presenti all'interno del DNA di ognuno di noi che ci fa reagire diversamente alla infezione da COVID, abbiamo però capito altrettanto che. La gran parte dell'amplificazione, appunto, che c'è stata, della propagazione, dell'incapacità di saper gestire e, e saper ospitare appunto ove necessario persone malate soprattutto nella prima fase è stata prevalentemente dovuta a scelte eh, di natura politica condizionate dalla necessità del capitale che in una fase molto lunga di difficoltà di accumulazione ha visto nella salute pubblica un patrimonio da poter attaccare e quindi la riduzione della sanità di prossimità degli ospedali le terapie intensive, tutti i temi che abbiamo già discusso, sono una delle basi più importanti per la tragedia che continuiamo a vivere e che tanto condiziona i nostri giorni, dunque, molti hanno accusato. L'approccio neoliberale io preferisco definirlo una necessità del capitale. Forse è la definizione scientifica più chiara perché un po' esula dalle scelte dei singoli governi, bensì sembra essere proprio. Una, appunto, un movimento intrinseco del capitale che, bramando profitto a tutti i costi, ha visto nella domanda di salute un ottimo bottino dove riuscire appunto, a rimpinguare le proprie, le proprie eh, casse. Da questo punto di vista, ecco, l'altro uh, dubbio insomma, che molti cercano di eh, svolgere, argomentando in maniera prevalentemente goffa, ovviamente parlo delle televisioni mainstream, è del, della um, strada che intraprenderà il nuovo governo, quello di Ronaldo Draghi, lo chiamo Ronaldo per ovviamente prenderlo in giro. Ebbene, si scopre che il eh, discorso che ha fatto nella parte in cui eh, discuteva del sistema fiscale, ecco, sembrerebbe essere stato copiato. Quasi nella sua totalità, da un articolo di Giavazzi. Ecco Giavazzi, sapete tutti essere insieme ad Alesina, ad Alberta Alessina uno dei più grandi fautori del liberismo economico più sfrenato. E dunque, chi si interrogava uh, sull'eventuale radice keynesiana di Ronaldo Draghi rimarrà profondamente deluso. Insomma, noi abbiamo detto e denunciato. E lo sappiamo, insomma, ormai, abbastanza bene di chi stiamo parlando. Ma ecco, se eh, l'Europa rimane molto in difficoltà, da tutti i punti di vista, inclusa la possibilità di rendere prassi pratica sostanzialmente quello che fino ad ora è stata teoria e contrattazione: cioè recovery fund, eh, dall'altra parte. Replica in una chiara visione di conflittualità interimperialistica ancora di più aggravata dalla crisi, non solo da Covid, ma strutturale di cui parliamo spesso. Ecco, questa è la bomba lanciata da uh, Biden attraverso il Biden Stimulus, così, o Stimulus forse dicono. In inglese non so quale sia l'esatta pronuncia, e ossia ben 1900 mila miliardi di dollari USA che verranno trasferiti sui conti correnti della classe media americana e dei, e dei poveri americani e delle classi più vulnerabili. Ecco, in confronto i in confronto recovery fund sono una cifra che fa sorridere. Ecco, tanto per darvi un'idea della misura, i 1.900, miliardi, 1900, mil, 1900, 1900 giusto, miliardi di dollari sono esattamente, o giù di lì, sono simili, una, una cifra molto prossima al PIL italiano del 2019. Quindi è una montagna di denari che va ad aggiungersi a tutto quello che continua a fare la Federal Reserve attraverso il quantitative easing. E quindi necessariamente ci sarà un balzo in avanti, insomma, almeno, semplici, almeno se uno prende in considerazione quanto possa aumentare la componente dei consumi dell'economia americana. E voi pensate che addirittura questo stimolo Biden è inferiore rispetto a quanto ci si immaginava già che era stato addirittura individuato all'incirca sui 10% dell'intero PIL ecco, quando si parla delle diverse politiche keynesiane, liberali, liberiste, non liberiste che dir si voglia ricordiamo che gli Stati Uniti, gli statunitensi in generale, in generale sono sicuramente più pragmatici di noi l'hanno dimostrato Uh, quando c'è stata la crisi del 2008 appunto con quantità di easing eh, fatto immediatamente appunto dalla Federal Reserve mentre L'Europa ci incischiava in difficoltà con dei trattati che ci impedivano alla BCE di intervenire, e alla stessa maniera, ecco, come vedete, gli stimoli di Biden, che poi di fatto copiano in qualche maniera quelli già fatti da Trump, ecco, sono profondamente laici e lasciano alle cattedre ai cattedratici, cioè agli accademici eh, europei, la discussione se si tratta di eh, manovre keynesiane o liberali. Poco gliene importa, loro l'unica cosa che conoscono giustamente dal punto di vista della classe dominante si chiama profitto e dunque accumulazione di capitale che poi prenda un colore una o un altro, effettivamente rimane un qualcosa che viene semplicemente discusso alle varie televisioni e nei diversi talk show. Bene, io direi che a questo punto possiamo interrompere qui la uh, trasmissione odierna. Uh, vi ringraziamo per l'ascolto e ricordiamo che oggi questo caffè della mattina verrà trasmesso su Gemini Network a partire dalle ore 11.30. Una buona giornata a tutti e a risentirci.